Debbo ancora una risposta alla tua domanda, semplice e astuta. Perché ti ho ripudiato 7 anni e mezzo fa? Il guaio è che il mio odio sta sbiadendo. Diventa sempre più debole e grigio, proprio come i miei capelli. E oltre l'odio, che cosa mi resta? Solo il denaro. E anche quello viene risucchiato dalle mie vene dentro l'autobotte di sommo. Non interferire con la morte, Ilana. Per 7 anni sono andato spegnendomi in pace dentro la nebbia. E ora ti salta in testa di distruggere anche la mia morte. Hai attaccato di sorpresa con le tue truppe fresche i miei corazzati stanchi e muti, ormai senza combustibile né munizioni. Forse cominciavano perfino ad arrugginire. E nel mezzo di questi scontri tu osi scrivermi che al mondo ancora esistono la pietà, la dolcezza e la compassione. L'assassina intona inni per la sublimazione dell'anima della sua vittima. Chissà se hai fatto caso a quel motto che ho scelto come epigrafe del mio libro. È un versetto dei Vangeli. L'ho preso in prestito direttamente da Gesù, che l'ha detto in un momento di ispirazione. Chi di spada ferisce, di spada perisce. Il che non ha impedito a quel delizioso fanatico di alzare la voce in un altro capitolo e ruggire: non pensiate che sia venuto a portare la pace in terra. Non sono venuto per dare la pace, bensì la spada. E la spada ha divorato anche lui. Che farai tu con la tua spada dopo che il drago sarà caduto? E invece la spada che mi hai strappato di mano ti si dissolverà tra le mani. La lancia si trasformerà in medusa. E nella riserva strategica, fresca, ansiosa di battaglia, alimentata con odio mortale, armata sino ai denti con la mia antica cattiveria, ti aspetta Boaz Gideon. La tua tecnica di aggiramento, il tuo complotto per alleare Boaz a sommo, sì da cerchiarmi, finirà in un pianto amaro per te. Boaz si mangerà sommo e tu resterai senza via di scampo, faccia a faccia con il mio bambino killer, capace di sterminare 100 nemici con una mascella d'asino. Mi domando perché non mi sia comportato seguendo il tuo buon consiglio, perché non ho subito gettato via la tua prima lettera come uno scorpione vivo, dritto dentro il cammino dopo aver letto la frase d'apertura. Adesso non mi resta nemmeno più il diritto di prendermela con te. In fondo tu, magnanima quale sei, ti eri premurata di formulare subito il modo per evitare la trappola che mi avevi teso. Ma nemmeno per un istante hai temuto che potessi sfuggire la trama. Hai riconosciuto l'insetto ammattito dall'odore di una femmina in calore. Sin dall'inizio non avevo scampo. Le tue forze stanno alle mie come il sole alla neve. Hai mai sentito parlare delle piante carnivore? Sono piante femmine che sanno sprigionare a distanza odori sessuali. Il povero insetto macina chilometri per finire fra le fauci che si dischiudono sopra di lui. La faccenda è finita, Ilana Scacomatto. Come dopo un incidente aereo ci siamo messi a decifrare, per corrispondenza, il contenuto della scatola nera. D'ora in poi, come sta scritto nella nostra sentenza, non abbiamo più nulla da rivendicare a vicenda. Ma che cosa ti darà la tua vittoria? Qualche migliaio d'anni fa un tizio di Efeso in Grecia guardò il fuoco che ardeva e sentenziò: la sua vittoria sarà la sua distruzione. Che farai della spada dopo che mi avrai cancellato? Che farai di te stessa? Ti spegnerai piuttosto in fretta, signora Sommo, invecchierai, ingrasserai. I tuoi capelli chiari sbiadiranno. Sarai costretta a tingerli di un disgustoso biondo ossigenato, sempre che tu non abbia a portare il capo coperto, come una religiosa. Dovrai coprire con il deodorante il fetore del tuo corpo appassito. I tuoi seni si riempiranno di grasso e il tuo petto vertiginoso, come succede sempre alle matrone polacche,
ti arriverà sino al mento. Il mento per parte sua si allungherà sino ad andare incontro al petto, i capezzoli si gonfieranno e si faranno pallidi come corpi affogati. Le gambe si gonfieranno anch'esse, un reticolo di vene varicose si diffonderà dal ginocchio alla caviglia. I corsetti con cui sarai costretta ad arginare le cascate di carne si chiuderanno con un gemito soffocante. Il tuo sedere incomincerà a imbestialire, la tua vagina diventerà flaccida e putrida. Persino un soldatino vergine, persino un mentecatto, sfuggirà alle tue grazie come dai furori di un ippopotama in calore. Il tuo docile faccendiere, messie Pardon Piccino, scodinzolerà dietro di te come un cagnolino stordito dietro a una vacca, finché non si imbatterà in qualche lesta studentella che con un non nulla lo porterà via ansimante e riconoscente da sotto la cappa del monte. E così finalmente finirà il tuo bel carnevale. In compenso, un amante che non conosce né l'ilarità né la spensieratezza si avvicina. Forse in onor tuo indosserà la tunica nera e il cappuccio proprio come volevi. Ho smesso di scriverti e sono andato alla finestra. 27° piano di un grattacielo di uffici lungo il lago di Chicago, tutto di vetro e acciaio, sembra un po' un missile balistico. Per una mezz'ora sono stato alla finestra in cerca di una risposta vera e letale alla tua domanda, matto in tremosse. Ora cerca, per favore, di immaginarmi più magro di quel che ricordi e con molti meno capelli, pantaloni di fustagno blu e maglione di angora rosso, benché per principio, come dici, dovrei essere in bianco e nero. Quest'uomo è alla finestra con la fronte contro la vetrata. Gli occhi in cui tu dici di trovare una cattiveria artica scrutano il mondo esterno che via via perde luce, le mani in tasca, strette. Ogni qualche momento alza le spalle, chissà perché, e libera un mormorio in stile britannico. Una specie di freddo gli passa per le ossa, ha un brivido, tira fuori le mani dalle tasche e incrocia le braccia sulle spalle. È l'abbraccio di chi non ha nessuno da abbracciare. Con ciò il fondamento animalesco, elastico ancora, imprime a quella sua muta postura presso la finestra come una linea di tensione interiore, quasi fosse pronto a rimbalzare indietro per anticipare i suoi aggressori. Non c'è motivo per stare tesi, il mondo è rossiccio e strano. Un vento molto forte soffia dal lago, schizzando banchi di nuvole fra le ombre dei grattacieli. La luce del tramonto infonde alle nuvole, all'acqua, al fastello di torri, una qualità alchemica. Una sfumatura trasparente, violacea, torbida e pure diafana. Dalla finestra non giunge a lui un solo segno di vita, a parte i milioni di frammenti di schiuma che tremolano sulla superficie del lago, come se l'acqua si fosse ribellata e volesse tramutarsi in un altro elemento. Artesia, per esempio, o granito. Ogni tanto il vento monta e le vetrate digrignano. La morte ora gli sembra non una minaccia incombente, bensì un evento ormai al suo culmine. Ecco anche uno strano uccello che palpita con una smorfia di ali. Ora disegna nell'aria cerchi e anelli d'ogni tipo, come tentando di lasciare una qualche iscrizione nello spazio. Forse la formula della risposta che sta cercando per te. Poi d'un tratto si è avvicinato precipitosamente al vetro e a momenti scoppia. Ora capisce che non era nessun uccello, soltanto un pezzo di giornale intrappolato fra le grinfie del vento. Perché ci siamo separati, Lana? Cosa mi ha preso per saltar giù e spegnere improvvisamente le fornaci del nostro inferno? Perché ti ho tradito? Una sera vuota e violenta sta calando su Chicago. Lampi di ferro incandescente recitano l'orizzonte da un estremo all'altro lungo il cielo come vampate ed ecco già una carovana di tuoni che avanza da lontano come se il suo battaglione corazzato lo stesse inseguendo dal Sinai fin qui. Ti è mai capitato di domandarti come porta il lutto un mostro? Le spalle saltellano con un ritmo lesto, forzato. La testa si tende energicamente in avanti e indietro, come quando un cane tossisce. Nel ventre
Passano spasmi e crampi frequenti, il respiro diventa un ronfo rauco, una specie di doglia maschile. Il mostro soffoca di rabbia per il fatto di essere un mostro e si contorce con smorfie mostruose. Non ho risposta, Ilana. Il mio odio sta morendo e la mia saggezza tira le cuoia con lui. Ora sono tornato al mio tavolo per continuare a scriverti. Ed ecco che è mancata la corrente. Guarda un po'. L'America e manca la corrente. Dopo un secondo nero si è accesa la luce di emergenza. Un neon pallido scheletrico che sembra il chiaro di luna fra il tufo del deserto. I momenti più elettrici della mia vita sono trascorsi nel deserto, travolgendo e pestando tutto ciò che incontravo per strada, fulminando con la mia mitragliatrice ogni minimo segno di vita, liberando colonne di fuoco e fumo, suscitando nuvoloni di polvere, facendo tremare il mondo con il ruggito di 30 motori, inspirando come un drogato l'odore di gomma bruciata, il lezzo di carne arrostita e del metallo incandescente, lasciandomi dietro uno strascico di distruzione e bossoli vuoti, e la notte chino sulla mappa a tramare piani sotto la luce di luna morta che spandeva il suo argento su mille colline di gesso. Certo, avrei potuto risponderti con una raffica di pallottole. Avrei potuto dire, per esempio, che ti ho ripudiato perché incominciavi a marcire, perché le tue esibizioni, persino con scimmie e capri, erano ormai monotone, noiose. Avevo perso interesse. Ci siamo accordati per rinunciare alle bugie. In fondo, in tutti questi anni, solo con te ho potuto andare a letto. E in fondo per tutta la mia vita, giacché a te sono arrivato vergine. Quando mi porto a letto una piccola ammiratrice, una studentessa, una segretaria, un'intervistatrice, tu compari e ti intrufoli tra me e lei. Se qualche volta è capitato che ti sei scordata di comparire, la mia compagna di letto si è ritrovata costretta a cavarsela da sola o ad accontentarsi di una serata metafisica. Se sono il genio cattivo, Ilana, tu sei la mia lampada magica. Non sono riuscito a scappare via. E nemmeno tu ci sei riuscita, Lady Sommo. Se il genio cattivo sei tu, in tal caso io sono la lampada. Ho trovato in Bernardos che l'infelicità dell'uomo è in fondo una fonte di benedizione. A questo nettare cattolico ho risposto nel mio libro che tutta la felicità è per definizione una banale trovata cristiana. La felicità, ho scritto, è kitsch. Non ha niente in comune con l'eudaimonia dei greci. Mentre nell'ebraismo non esiste proprio il concetto di felicità e nella Bibbia non si trova nemmeno la parola corrispondente, a parte forse nell'appagamento che dà l'approvazione in una reazione positiva dal cielo o dal prossimo. Beati i puri di strada, per esempio. Il giudaismo conosce solo la gioia, come nel versetto «Gioisci, ragazzo, nel tempo della tua gioventù. Gioia passeggera come il fuoco dell'ostico Eraclito, la cui vittoria è la propria distruzione. Gioia il cui opposto è implicito in essa e in fondo la rende possibile. Che cosa resta di tutta la nostra tua e mia gioia, Ilana? Forse solo la gioia per le disgrazie altrui. I tizzoni dopo il fuoco. E su quei tizzoni soffiamo a distanza di mezzo mondo nella speranza di accendere per un istante una lingua di fuoco maligna. Spreco inutile, Ilana, m'arrendo. Sono disposto a firmare subito la resa. E di me che farai? Ovviamente non c'è altra strada. La natura stessa vuole che il maschio sconfitto diventi schiavo, castrato e addetto ai servizi, destinato a ridursi alle misure di Sommo. Così ne avrai due. Uno per prostrarsi e addolcirti le notti con religioso furore e secondo per finanziare il santuomo. Quanto devo scrivere sul prossimo assegno? Vi compro tutto quel che volete. Ramallah, Baballah, Baghdad. Il mio odio sta morendo e al suo posto mi governa la generosità vulcanica di mio padre che alla fine dei suoi giorni aveva in mente di donare la sua fortuna per la costruzione di sanatori per poeti tubercolotici in cima al Monte Tabor e Gilboa. Userò il mio denaro per armare i due fronti della battaglia prossima a scoppiare fra Boaz e Sommo.
Ora ti racconto una storia.